Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per parlare dei pronostici sulla 15ª giornata di Serie A. Non perdiamo tempo in chiacchiere, iniziamo subito. Iniziamo con Juventus-Inter, partita impronosticabile. Il mio consiglio è di non giocarla. Per quanto mi riguarda, reputo la rosa della Juventus superiore a quella dell'Inter e credo che alla fine la Juventus giocando anche in casa non sia così scontato, cioè il fatto che la Juve vinca. Potrebbe essere probabile, però è una partita veramente dal triplo risultato. Se dovessi azzardare un pronostico, io giocherei un 1x, ma francamente, ripeto, giocherei un 1x, ma vi invito a andarci cauti con la giocata, perché è veramente una partita nei migliori risultati. A differenza di sabato, che c'è Napoli-Frosinone, qua è uno senza starci troppo a pensare. Attenzione a Cagliari-Roma, la Roma ha pareggiato con l'Inter, ma non è in salute. Il Cagliari in casa è molto insidioso. Io credo che la Roma vincerà, ma non diamola troppo per scontato. Quindi X2. Sabato alle 20:30 c'è Lazio-Sampdoria. Secondo me, invece, qua non ho molti dubbi. Secondo me, la Lazio vincerà, tornerà alla vittoria. Secondo me, è la partita giusta per ricominciare. Alle 12:30 Sassuolo-Fiorentina. Sassuolo non sta bene. Lo si sta vedendo, si è visto anche ieri, che comunque ha battuto il Catania, squadra di Serie C, ma solo nel finale di partita. La Fiorentina viene da 5 pareggi e una sconfitta. Partita anche qua da tutti i risultati, secondo me, questa qua è una partita che la Fiorentina riuscirà, secondo me, a vincere. Quindi 2. Empoli-Bologna è l'ultima specie del Bologna, ma secondo me l'Empoli porterà a casa il risultato. 1 dell'Empoli. Parma-Chievo, stessa cosa, il Parma ha perso San Siro. Però onestamente non meritava, secondo me, di perdere, cioè meritava di perdere, ma comunque ha fatto una bella figura, cioè alla fine il risultato è giusto, però comunque il Parma se l'è giocata contro un avversario più forte. Il Chievo però piano piano sta riprendendo una fisionomia di squadra, quindi io giocherei l'1x per il Parma. Udinese-Atalanta, invece secondo me qua i friulani faranno risultato in casa con l'Atalanta, quindi 1x per l'Udinese. Genoa-Spal, vedo una bella partita anche della Spal e secondo me andrà a fare risultato a Genova, X2. Milan-Torino chiude questo weekend calcistico alle 20:30 di domenica. Secondo me, attenzione al Torino perché è una squadra molto insidiosa e che anche se si sta preparando al derby potrebbe fare comunque una bella figura a San Siro, anche se metto uno al Milan, perché sono sicuro che alla fine il Milan il risultato lo porterà a casa. Questi sono i miei pronostici su questa giornata di Serie A. Me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!